Ecco il primo fallo della Luparense. Rogerio intercetta con la mano, fallo netto con ammonizione e fin qua tutto ok. Questo è il primo fallo Luparense. Fallo di mano Rogerio. E dunque al primo minuto del secondo tempo, cartellino giallo per Rogerio, eccolo qua. Il Nettissimo, fallo. si lamenta ma è nettissimo. Ecco il secondo fallo Luparense, opera di Caputo, contrasto mezza palla, mezza gamba, più gamba che palla. Secondo me ci può stare. Questo secondo fallo Luparense. Ha preso anche un po' di palla, però ha preso il piede destro nettissimo, fallo giusto. Ed ecco il terzo e quarto fallo Luparense. Saiotti in un'azione fa due falli. Questo sarebbe il primo. Chissà, Murillo manca l'appoggio e cade. Rincorso da Saiotti, sviene. Piscina di Palchè e questo è il terzo quarto fallo Luparense. Il quinto fallo, la Rai nemmeno se n'è accorta che c'è stato. Pedotti al limite dell'area viene investito da un giocatore avversario. Fallo di Pedotti, quello è il quinto fallo. Quindi dopo il terzo, quarto e quinto fallo, a dir poco molto molto dubbi, il quinto manco la Rai se n'è accorta, arriviamo al sesto fallo che anche qua solo l'arbitro vede. Il dubbio era tra Caputo e Rogerio, ma poi si capisce che è stato Rogerio. Chissà che fallo avrà visto e questo è il sesto fallo. Non è un sesto fallo, a mio avviso, però mi posso sbagliare. Protestano molto i giocatori, va Zanchetta alla conclusione. Forse Filippini non si è reso conto Beh, che se non avrebbero si è reso andato. conto è ancora più grave. Tra il sesto e settimo fallo assistiamo allo svenimento di Zanchetta, forse impressionato dalla stazza fisica del portiere della Luparense. L'unica motivazione di questa caduta penso sia questa. Settimo fallo Luparense. Saiotti con lo spostamento d'aria della sua entrata veloce e lo scadere dell'espulsione fa cadere il giocatore acqua e sapone. Ottavo fallo Luparense. Calcio di Saiotti a Hector, fallo direi netto, ma ciò che stupisce è la lucidità dei due signori vestiti di giallo che accordano una punizione con la barriera all'inizio e vanno ad ammonire addirittura Sciuscia che va a protestare ciò che aveva di diritto. L'ottavo fallo era un tiro diretto, mentre loro consentono di mettere la barriera. Filippini non ha alzato il braccio, ha indicato il fallo, credo insomma, vabbè. Poi in confusione anche gli arbitri che avevano diretto molto bene. Ma è diventata difficile la partita, la gestione della partita è molto difficile. Ci può stare il calcio punizione in diretto perché, però insomma, mi è sembrato che, infatti non Filippini non ha, Esatto. No, ma perché ho il visto calcio bene. di posizione in diretto non prevede il gioco pericoloso non prevede il contatto nel momento in cui ti dai un calcio. Anche involontariamente, ma in faccia all'avversario, per forza calcio di punizione di prima. Ma la mimica di Filippini era evidente, ha fischiato calcio di punizione, qui un calcio in faccia, non può essere punizione in Se non diretta. lo avesse colpito, poteva essere gioco pericoloso e dunque sarebbe stato gioco pericoloso e dunque calcio di punizione indiretto. Ma invece c'è l'ottavo fallo e dunque il terzo tiro libero dell'acqua e sapone. Va Hector.